roster altamente competitivo per il campionato italiano, super per il campionato italiano e buono per l'Eurolega. Noi dobbiamo lavorare in questo, lavorare, ripetere le nostre cose, essere molto più automatici e un po' meno anarchici. Quando siamo anarchici abbiamo dei break in negativo. Quando riusciamo a stare all'interno dei giochi, secondo me esprimiamo una buona pallacanestro. Quando non ci sono buone geometrie in campo, la colpa è dell'allenatore e di chi è deputato a costruire il gioco. Se noi muoviamo la palla con i tempi giusti, inneschiamo le nostre esterne e sono devastanti. La difesa è costretta a aprirsi di più, allora possiamo giocare internamente. E viceversa, se teniamo troppo la palla o ci fermiamo in leziosismi tattici o funambolici, è logico che le esterne hanno la palla un po' tipo il cerino acceso, al 22esimo secondo si trova una palla a 8 metri e mezzo e deve diventarsi qualcosa. Il lavoro è lì che va incanalato, però ripeto, sono fiducioso perché tutto è tanto e la voglia comunque di arrivare è tanta.